italiane. Aladino e la lampada magica. C'era una volta, nel deserto arabo, un magnifico regno. Un povero sarto aveva un figlio chiamato Aladino. Amava giocare tutto il giorno al mercato con la sua piccola scimmietta, Abu. Purtroppo, quando compì 16 anni, suo padre morì. Mamma, lavorerò sodo e guadagnerò tanti soldi. Stai tranquilla. Così Aladino iniziò a lavorare nel negozio di suo padre. Un giorno uno straniero entrò nel suo negozio. Buongiorno, Aladino. Ho saputo della prematura scomparsa di tuo padre. Purtroppo non mi trovavo in città. Non ti ho mai visto prima. Tu chi sei? Io sono tuo zio. È da molti anni che vivo lontano da questo paese. Oh, zio! Il mio caro papà mi parlava spesso di te. Sono venuto qui per mostrarti un posto segreto. Un tesoro nascosto. Vieni con me. Vieni. Un tesoro? Ok, andiamo! Aladino si sedette sul cammello e partì per un lungo viaggio. Viaggiarono per giorni nel deserto e finalmente raggiunsero due monti divisi da una stretta valle. Siamo arrivati. Raccogli della legna per accendere un fuoco. Quando il fuoco si accese, l'uomo gettò della polvere sul fuoco e iniziò a pronunciare delle parole magiche. Il terreno tremò e si aprì. Magicamente spuntò una pietra di marmo e su di essa uno strano anello. Oh! Oh! Che succede, zio? Ho tanta paura! Non devi temere. Fai come ti dico. Sotto questa pietra si trova un tesoro che deve essere tuo. Quindi devi fare esattamente come ti dico. Forza, indossa questo anello. Aladino prese l'anello. La pietra si alzò e sotto di essa trovarono tanti scalini. Alla fine di queste scale si trova un giardino di alberi da frutta. Attraversalo, ma ti raccomando, non devi toccare niente o tu morirai. Continua a camminare fino a quando non raggiungerai un luogo dove è posta una lampada. Versa l'olio che contiene e portamela qui subito. Questo anello ti proteggerà dal pericolo. Aladino scese le scale con attenzione senza toccare le sue pareti dorate. Sotto le scale c'era un giardino di alberi da frutto. Questi frutti sembrano molto deliziosi. Aladino aveva fame. Non riusciva a smettere di guardare. Non appena strappò una mela, questa si trasformò in un rubino. Oh! Raccolse alcuni acini di uva che si mutarono in perle. Aladino raccolse tanti frutti e li inserì in un sacco. Ben presto vide una lampada accesa. Versò l'olio che conteneva e la mise insieme ai tesori. Aladino tornò indietro dove il misterioso zio lo attendeva con ansia. Vieni! Portami qui subito quella lampada. Ho le mani occupate. Zio, vieni a darmi una mano. Sei un ragazzo stupido. Aladino, o mi dai la lampada o starai qui per sempre. Pieno di rabbia, il mago mormorò alcuni incantesimi magici e la porta di pietra si chiuse. Aladino rimase bloccato nella grotta. Zio! Zio! Lasciami uscire! Zio! Zio! Non avrei dovuto credere a quell'uomo. Aladino si disperò e pianse per giorni, aspettando che qualcuno venisse a salvarlo, ma non venne nessuno. Oh, qualcuno che mi faccia uscire da qui! Per favore, qualcuno mi aiuti! Appena pronunciò quelle parole, Aladino toccò con le dita l'anello e con grande sorpresa, magicamente tornò a casa. Dove sei stato tutto questo tempo? Ti ho cercato ovunque, figlio mio! Aladino raccontò tutto e mostrò a sua madre il grande tesoro. Questa lampada è così sporca! Strofinò la lampada per pulirla e con grande sorpresa venne fuori un enorme genio. Mia padrona! Io sono il genio! Esaudirò tutti i tuoi desideri! Aladino e sua madre erano stupiti. La madre chiese al genio un grande banchetto perché da diversi giorni non mangiavano.
Immediatamente il genio con la magia fece apparire dei piatti d'argento. Su ogni piatto apparivano deliziosi alimenti come carne arrosto, pasticcini, panini al burro e molto altro ancora. Aladino e sua madre mangiavano il cibo con grande soddisfazione. La madre vendette i piatti al mercato e comprò le cose necessarie per vivere. Un giorno Aladino stava attraversando il mercato con Abu e improvvisamente sentì un particolare annuncio. Chiudete i negozi, liberate la strada. La persona che oserà guardare la principessa sarà decapitata. La principessa? Non l'ho mai vista. Non perderò questa grande occasione. Aladino si nascose dietro una pila di barili. Vide la palanquin della principessa. Stava guardando attraverso le tende. Aladino fu rapito dalla sua bellezza. Wow! È la ragazza più bella che io abbia mai visto in vita mia! E io la sposerò! Corse a casa e disse a sua madre del suo nuovo amore. Come puoi pensare di sposarti con una principessa? Il sultano ti farà punire se lo scopre. Sono pronto anche per questo. Basta andare al palazzo e presentare la mia proposta di matrimonio. Prendi alcuni frutti gioiello e portali con te. La madre prese alcuni frutti gioiello e li avvolse in un panno di seta. Si recò alla corte del sultano. Le guardie del sultano le impedirono di avvicinarsi, ma il sultano era curioso di vedere quello che conteneva quel panno di seta. Lasciatela entrare. Grazie mille, Sua Maestà. La prego, conceda la mano di sua figlia in matrimonio al mio adorato figlio. Lui è innamorato della principessa. Sarebbe molto offensivo per mia figlia vivere con un povero uomo come tuo figlio, che nemmeno io conosco. Dimmi, donna, cosa contiene quel panno di seta che custodisci, eh? Aprì il panno e mostrò al sultano i particolari gioielli a forma di frutta. Non ho mai visto tanti gioielli così belli nella mia vita. Sono impressionato. Ma prima di accettare la tua proposta, tuo figlio deve presentarsi davanti a me. Digli di portare 40 vassoi d'oro con queste belle gemme. Due schiavi che indossano i vestiti più ricchi devono portare preziose rarità. Sì, Sua Maestà. La madre tornò a casa e informò Aladino riguardo al sultano. Non ti preoccupare. Aladino strofinò la lampada e chiese al genio tutto quello che il sultano aveva chiesto. Il genio fece apparire gli schiavi con gioielli e piatti tutti d'oro. Porta questo al sultano. Questa volta sarà proprio contento. La madre di Aladino si recò subito al palazzo e consegnò i doni. Mi hai nuovamente impressionato. Ma tuo figlio deve costruire uno splendido palazzo per poter vivere con la mia adorata figlia. La madre si recò a casa e informò Aladino sulle condizioni del sultano. Immediatamente strofinò la lampada ed espresse il suo desiderio al genio. Il genio costruì uno splendido palazzo durante la notte, visibile dalla finestra del sultano. Il genio mise un tappeto che partiva dal palazzo di Aladino fino al palazzo del sultano. Ben fatto, genio! Ora desidero dei bei vestiti regali e un bel cavallo da cavalcare. Sì, mio padrone, come il tuo cuore desidera! Il genio diede ad Aladino i vestiti più belli. Aladino si diresse al palazzo del sultano cavalcando un bellissimo cavallo bianco. È un onore conoscerti! Hai dimostrato il tuo valore. Tu meriti mia figlia ed essa sarà tua moglie. Annuncerò il vostro matrimonio e inizierò con dei grandi preparativi. Aladino e la dolce principessa si sposarono. Il regno era pieno di felicità e gioia. Il matrimonio rese famoso Aladino in tutti i regni e paesi vicini. Il mago sentì parlare del matrimonio e della improvvisa ricchezza di Aladino. Come è scappato quel ragazzo dalla grotta? Devi aver usato la mia lampada per ottenere quella ricchezza. Ho deciso, gli darò una bella lezione. Il mago si recò nel regno di Aladino. Si travestì da venditore di lampade. Si recò al palazzo di Aladino con un'offerta. Aladino non era nel palazzo in quel momento. Qualcuno vuole scambiare vecchie lampade con quelle nuove? Aladino sarà felice se gli farò una sorpresa con una lampada. Sta utilizzando quella vecchia da tanto tempo. Prese la lampada magica e la scambiò con il mago. Egli strofinò immediatamente la lampada e chiamò a sé il genio. Mio padrone, che cosa desideri?
Sono il tuo servo e tu possiedi la lampada. Prendi questo palazzo insieme alla principessa e portalo in un posto lontano nel deserto, dove nessuno potrà mai trovarlo. Come d'incanto, il palazzo sparì. Il sultano vide dalla finestra che il palazzo di Aladino era scomparso dal suo luogo. Comandò di condurre Aladino nel suo palazzo. A causa dei tuoi trucchi magici ho perso la mia adorata figlia! Conducila da me entro 4 giorni, o altrimenti sarai decapitato! La troverò, lo prometto! Aladino vagò per tutto il regno. Passarono 3 giorni, ma non riusciva a trovare la principessa da nessuna parte. Devo chiedere aiuto al magico anello. Sono certo che mi aiuterà. Desidero andare dalla principessa. In un attimo si trovò sotto il suo palazzo. Trovò il suo unico palazzo nel mezzo di un grande deserto. Aladino entrò e trovò la principessa nella sua stanza. Entrambi si abbracciarono e piansero. La principessa gli raccontò tutto l'avvenimento. Non ti preoccupare, ho un piano per fuggire e riprenderemo la mia lampada. Aladino le sussurrò nell'orecchio e le diede una pozione magica. Era una pozione che rende la vittima inconsapevole. Aladino si nascose dietro la tenda per osservarlo. Il mago rientrò a palazzo. Oh, mio caro Mustafà, perché non bevi il succo che ho fatto oggi? Assaggialo. Mia regina, ho aspettato da tanto tempo questo magico momento. Ho sete. Anche se questo fosse veleno, io lo berrò. La principessa versò il succo in un bicchiere e aggiunse alcune gocce di pozione. Poi fece bere il succo. Non sembra tutto stranamente buio qui dentro. Le palpebre del mago si stavano chiudendo lentamente e si intorpidì sul tavolo. Aladino uscì immediatamente e tirò fuori la lampada dalla giacca. Mio padrone, dimmi il tuo desiderio. Sono il tuo servo, tu possiedi la mia lampada. Genio, riportaci dal sultano insieme al nostro palazzo. Lascia questo mago astuto da qualche parte nel deserto, in modo che non riesca a trovare più una via d'uscita. Il genio ubbidì a tutto quello che gli fu ordinato, riportò con la sua magia tutti a casa e, vedendo il coraggio di Aladino, il sultano gli offrì la sua corona. Una grande cerimonia di incoronazione fu allestita per Aladino e tutti vissero per sempre felici e contenti.